Oggi voglio parlarvi di lavoro, perché ognuno di noi, anche se vuole raggiungere la libertà finanziaria, se vuole diventare un investitore, se vuole aprire una propria attività, ha bisogno di una base di soldi, gli servono dei soldi e questi soldi all'inizio si guadagnano andando a lavorare. E quindi bisogna anche fare la scelta giusta sul lavoro che si sceglie e proprio sul lavoro ci sono tanti falsi miti che bisogna un po' andare a sfatare, tanti errori che bisogna evitare perché il mondo del lavoro sta cambiando, ma molti di noi non si stanno adattando a questo cambiamento. Prima di farvi il monologo sul lavoro, mi presento, io sono Silvio Luppi, sono un trader professionista, autore e formatore nel mondo del trading online. E in questo canale, oltre che di investimenti finanziari, parliamo anche di finanza personale e crescita personale. Quindi, se vi interessano questi argomenti, vi invito a iscrivervi al canale. Cosa ci dicono i nostri genitori sul lavoro? Cosa ci insegnano i nostri genitori riguardo al lavoro? Ci insegnano che per avere un buon posto di lavoro bisogna studiare e bisogna fare l'università. Questa è la prima cosa che ci viene detta, eh? Ma questa cosa viene detta già da alcune generazioni. Sono 40 anni che ci portiamo dietro il se vuoi un bel lavoro devi fare l'università. Il fatto è che sono 40 anni che tanti ragazzi ascoltano questo consiglio, che all'inizio sicuramente era valido, ma in questo momento inizia a essere un po' meno valido perché, questo è un discorso che faccio spesso, se tutti facciamo la stessa strada e alla fine dell'università tutti sappiamo le stesse cose, quello che sappiamo vale poco. Non è così di valore, eh? Perché abbiamo fatto tutti lo stesso percorso e sappiamo tutti le stesse cose. Se ci sono tantissime persone che sanno fare la stessa cosa, quella cosa perde di valore sul mercato. Fine. Se tutti facciamo giurisprudenza, alla fine tutti sappiamo la legge a perfezione, tutti siamo avvocati, ma nessuno ha bisogno di un avvocato. Siamo tutti avvocati, magari tutti questi avvocati di cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di un idraulico. Se all'avvocata, all'economista o qualunque altro laureato gli si rompe il lavandino, ha bisogno dell'idraulico, non ha bisogno del dottorone. Ha bisogno dell'idraulico che arrivi e gli ripari il lavandino, il cesso, perché quando ti esce acqua dal cesso, tu l'idraulico lo chiami in 02 e ti va bene chiunque, sol che ti venga a riparare quel cesso perché ti sta allagando la casa. Il problema è che gli idraulici ce ne sono pochi. Quindi pensate il paradosso, un lavoro che negli ultimi anni veniva un po' visto come un lavoro, passate il termine, di serie B, oggi è un lavoro di serie A perché solo l'uscita dell'idraulico, cioè dall'ufficio arriva a casa tua, ti prende 50 euro, solo per arrivare da qui a là. E il cliente non ha bisogno di cercarlo perché si rompono lavandini tutti i giorni. Se chiami un idraulico, io ho chiamato l'idraulico, ho dovuto aspettare 5 giorni per far arrivare l'idraulico. Fortuna non era un lavoro grosso, però 5 giorni ho dovuto aspettare. Se avevo bisogno di un avvocato, lo trovavo in mezzo secondo. Quindi capite già che solo questo discorso fa capire come il mondo del lavoro stia cambiando e come alcune cose che una volta dicevamo è importante laurearsi così, forse è più importante saper fare alcuni lavori manuali che pochissimi hanno imparato negli ultimi anni e di conseguenza sono diventati di incredibile valore. Altro importante mito sul lavoro che secondo me è importante iniziare a sfatare è tutto il discorso dei curriculum. Ragazzi che si fanno un mazzo così per avere un bel curriculum, per poter scrivere nel curriculum ho fatto l'Erasmus, ho lavorato qui come social media manager, gestione, si fanno un mazzo così. E poi dopo la realtà qual è? La realtà è che i curriculum sono la cosa più fake del mondo, perché io nel mio curriculum scrivo quello che voglio. Poi dopo quanti sono effettivamente i dirigenti che vanno a controllare di qua, di là se è tutto vero quello che c'è scritto nel curriculum? Pochi, perché il curriculum, ok, vengono visti, ma quello che si cerca adesso nelle aziende è la capacità di adattarsi, la capacità di evolversi, la capacità di poter imparare velocemente cose nuove. Perché? Perché le aziende si evolvono molto velocemente e quindi serve questo spirito di adattamento, perché poi te ne insegnano lì sul campo come funziona quell'azienda, perché iniziamo a essere talmente innovative, talmente personalizzate le aziende, che quello che sai fare, impari in un'azienda, magari non serve in tutte le altre aziende.
faccio un esempio proprio pratico, io adesso sto cercando un nuovo collaboratore e a me non me ne frega niente delle esperienze passate che ha avuto di cose, a me interessa che riesca ad adattarsi, che riesca a imparare quello che gli insegnerò. Perché? Perché sono cose nuove, cose molto particolari e di conseguenza quello che cerco è spirito di adattamento, capacità di imparare e di essere abbastanza veloce a imparare a trafficare. E anche il discorso di avere una skill e di essere super specializzati, questo è molto importante, eh? Ma è molto importante se si lavora in proprio, perché si dà molto valore a quello che si sa fare. Ma quando si inizia a lavorare in un'azienda, è addirittura quasi più importante avere multi skill e la capacità di imparare velocemente, di muoversi da un lavoro all'altro con molta molta velocità e anche con efficienza. Ora, altro mito da sfatare sul lavoro è dire segui la tua passione. Sì, segui la tua passione, ma cerca anche di capire di cosa ha bisogno il mercato e in cosa sei bravo. Cerca di mettere insieme queste tre cose, cioè ok, a me cosa piace fare, però il mercato di cosa ha bisogno e io cosa sono bravo a fare. Prova a mettere insieme queste tre cose, così puoi capire meglio qual è il lavoro che puoi andare a fare. Naturalmente in tutto questo devi avere un disegno di obiettivi futuri, quindi devi un po' essere sul pezzo su ok, va bene, vado a lavorare, però cosa voglio fare tra 10 anni? Voglio ancora lavorare in un'azienda o vorrei avere qualcosa di mio? Insomma, devi fare tutte queste scelte, tutti questi ragionamenti e non ti buttare su, ok, la mamma mi ha detto che devo studiare, io studio perché sicuramente troverò un bel lavoro. Non è vero, non è vero, punto. Io ho fatto economia, ho molti amici che hanno fatto economia e effettivamente con una laurea in economia, io parlo per esperienza personale, c'è cioè una laurea magistrale in economia, non è che avevo la fila sotto casa, Silvione vieni a lavorare, ti prego, ti do 2000 euro al mese. No, non c'era nessuno, ve lo dico io, non c'era nessuno. Ma perché non avevo la fila sotto casa? Perché c'erano tantissimi laureati in economia, capito? E quello è il discorso, tantissimi, e quindi tutte le mie competenze perdevano di colpo di valore. Ed ero io a dover andare nelle aziende e chiedere, vi prego, assumetemi per favore, datemi un lavoro. E dopo, chiaramente, il mio valore già lì cala. Perché come me poi magari ci vanno in tanti. Quindi mi raccomando, ragionate prima di andare a lavorare, non buttatevi nel primo lavoro che capita così di colpo, ok, via, prendo e vado a lavorare. Pensaci un attimo, fermati un secondo e dire cosa ha bisogno il mercato, cosa mi piace fare, cos'è che effettivamente ha valore in questo momento per il mercato. E allora rispondi a queste domande e poi dopo inizia a incanalare il tuo lavoro, no? Proprio su questo. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate di tutto questo discorso del lavoro. Vi invito a lasciare like se il contenuto secondo voi è utile e io vi ringrazio per la visualizzazione e noi ci vediamo nel prossimo video.